Bene, oggi iniziamo, anche se rimaniamo un po' nei fenomeni elettrici, ma una parte, se vogliamo, nuova. Inteso che finora, se ci riflettete, abbiamo visto dei fenomeni elettrostatici, cioè tutti, per esempio, i fenomeni dello strofinio, o vi ricordate l'elettrizzazione per induzione, per contatto, appunto per strofinio. Erano comunque dei fenomeni elettrostatici, cioè c'erano degli accumuli di cariche in maniera localizzata. Va bene? Invece la frase che vedete scritta lì come titolo, corrente elettrica, beh, il termine corrente fa appunto pensare a un qualcosa che fluisce, va bene? Quindi c'è un moto, in questo caso, di elettroni. Vabbè, puoi pure lasciarlo, prendo per qua. Va bene? Quindi parleremo di questa cosa. Iniziamo a dire che cosa avviene a livello atomico. Immaginate che questi sono i vari nuclei degli atomi. E mo li rappresento così come fossero dei puntini. Gli elettroni, ricordate il modello atomico accreditato ad oggi, perché forse tra 20 anni, 30 anni gli insegnanti di fisica spiegheranno altre cose, nel senso che si arriverà ad ulteriori modelli atomici e la storia della scientifica ci dimostra che è stato così. Il modello atomico attuale è quello di una nube elettronica, cioè non c'è l'elettrone, vi ricordate nell'atomo di Bohr c'era l'idea dell'elettrone che girava intorno al nucleo come un po' i pianeti girano intorno al Sole o in generale alle stelle. Quindi dicevo, si parla invece di una nube elettronica dove appunto gli elettroni si muovono sì intorno a quel nucleo, ma come se cambiassero continuamente direzione di moto. Quindi cioè, girano là intorno, ma ecco perché, come dire, se potessimo mai vedere un atomo e gli elettroni che girano, vedremmo appunto questa nuvola elettronica. Se quelli sono gli elettroni, che cosa avviene? E questo, se vi ricordate un po', l'abbiamo accennato con i materiali quando abbiamo definito la differenza tra isolanti e conduttori. Ricordate, dicevamo, gli isolanti sono quei materiali dove il legame atomico è molto forte, invece i conduttori sono quei materiali dove il legame atomico è debole, cioè permettono. Già accennavamo appunto a questo, il flusso di elettroni. Che cosa avviene nella pratica? Quando vi ricordate, abbiamo parlato del potenziale elettrico e della differenza di potenziale, quello che abbiamo indicato con la delta V. Un corpo, quindi un conduttore, come dire, quando viene sollecitato con una differenza di potenziale, quindi come dire, un capo del conduttore, immaginate come fosse un filo, da una parte viene messo un potenziale positivo, dall'altra un potenziale negativo, allora si creano le condizioni con la differenza di potenziale a che fluiscano gli elettroni, quindi inizia proprio un flusso di elettroni. Ma che cosa avviene, dicevo, a livello atomico? Beh, non è che gli elettroni ce li dobbiamo immaginare come un qualcosa che si mettono lì e camminano liberamente, perché quel legame atomico comunque c'è. È come, ragazzi, se l'elettrone saltasse da un'orbita all'orbita, diciamo, del nucleo a fianco. E così poi, diciamo, in maniera, come dire, vanno lì, insomma, in un tragitto che ovviamente alquanto casuale. Però che succede? Non è che il nucleo in qualche maniera rimane sprovvisto di elettroni. Quel vuoto che si è creato viene sostituito da altri elettroni. Quindi c'è un continuo. Immaginate come se stessimo, no? Avete visto quando su un cioè, diciamo una pozzanghera d'acqua abbastanza grande, e ci stanno dei sassi,
messi lì casualmente, e noi per arrivare dall'altro lato saltiamo da una parte all'altra, va bene? Solo che qui che cosa avviene? Che quando, quindi siamo noi che saltiamo un po', come dire, gli elettroni, però qui avviene che al momento in cui c'è un elettrone che salta, viene comunque subito, diciamo, il suo posto occupato da un altro elettrone. Ecco perché si crea il flusso di elettroni. O un'altra cosa importante che, diciamo, la pratica ci dice che è così. Se non fosse così, perché uno potrebbe pure pensare, no, gli elettroni che stanno si mettono a muovere e quindi migrano, pur saltando, però come... Beh, che succederebbe? Che un pezzo di metallo, quindi un conduttore, dopo un po' che passasse corrente elettrica, che succederebbe? Rimarrebbe neutro, non vi pare? Cioè rimarrebbe più che neutro senza elettroni. Invece noi sappiamo che quel pezzo di metallo, se ogni volta sollecitato da una differenza di potenziale, comunque permette il passaggio di elettroni, perché è vero sì che c'è stato un flusso di elettroni, ma che è stato sostituito da altri che sono arrivati. Per capirci, un'analogia, è un po' come immaginate un tubo dove c'è dell'acqua, no? È vero che fluisce l'acqua, quindi ci saranno dei litri d'acqua che escono e se fluisce altri che entrano, ma se io vedessi in quel tubo, c'è, esatto, il tubo è sempre pieno, va bene? Non c'è la situazione, vabbè, chiaro, nella pratica potrebbe pure esserci che si svuota, ma immaginiamo invece in una situazione in cui tutto funziona, i tubi dei rubinetti di casa nostra, cioè quando noi apriamo inizia a uscire l'acqua che già è nel tubo, è chiaro che ne entra la stessa quantità, quindi nel tratto di tubo, se noi potessimo vederlo, vedremmo che è sempre pieno, e così accade per i conduttori, va bene? Se no, ripeto, ci sarebbe una sorta di svuotamento, perché questi elettroni saltano, se non ce ne stanno altri che entrano, quindi i metalli che sono i conduttori paradossalmente diventerebbero degli isolanti, perché privi di elettroni, chi è che fluirebbe ancora, diciamo, nelle altre successive sollecitazioni? Quindi a livello atomico questo è quello che avviene, solo che adesso, dicevo, parliamo di un flusso continuo. Ricordate, per strofinio noi ci mettiamo a strofinare, mo, o che gli elettroni si avvicinavano o si allontanavano quando quella bacchetta si caricava positivamente, ma era sempre un fatto localizzato, cioè proprio in quei pochi centimetri dove c'era lo strofinio, cioè già noi mantenendo la bacchetta in mano, avete visto, l'abbiamo pure fatto, una bacchetta di una trentina di centimetri, a pochi centimetri dallo strofinio, se noi avessimo appoggiato un elettroscopio non avrebbe segnato nulla, cioè nessuna attività, perché le bacchette usate, vi ricordate, erano di plexiglass e di vetro. Cosa diversa invece, sempre se vi ricordate, è prendere una bacchetta di metallo e strofinarla. Vedremmo quell'effetto dell'elettrizzazione, cioè vi ricordate di poter attrarre dei piccoli corpi con una bacchetta di metallo? Non la vedremmo, perché nello strofinio è vero che c'è anche lì una sollecitazione di elettroni, però praticamente quegli elettroni iniziano a fluire attraverso il metallo che è un conduttore. Quindi le cariche non si andrebbero ad addensare come ha fatto la bacchetta di vetro o di plexiglass, ma inizierebbero proprio a fluire. Chiaramente fluendo, tenendola a noi quella bacchetta, cioè andrebbero, come dire, inizierebbero a muoversi verso il nostro braccio. Quindi al momento in cui noi poi prendiamo quella bacchetta e la avviciniamo a quei pezzettini di carta, non succede nulla, possiamo strofinare pure per mezz'ora. Va bene, perché non c'è un addensamento localizzato, ma inizia un, seppur insomma capite bene, con intensità molto lievi, blande, ma inizia un flusso di elettroni, proprio quello di cui stiamo parlando. Quindi la corrente elettrica. Arriviamo adesso invece a un po' come facciamo sempre, no? Vedete, abbiamo più o meno detto che cos'è, quindi un flusso di elettroni, e abbiamo visto perché è importante a livello atomico. Arriviamo adesso alla definizione. La corrente elettrica viene solitamente indicata con la lettera I. È vero, qui sia I grande che I piccolo, quindi è abbastanza indifferente. Io pure sul libro ho messo I grande, ma
nei circuiti di cui parleremo tra un attimo, potreste tranquillamente trovare le correnti indicate tipo I1, I2, insomma con la minuscola. Qui non c'è l'obbligo della maiuscola o della minuscola, per capirci, come lo è in altre cose, no? Per alcune grandezze che abbiamo indicato, tipo il volume, quando indichiamo un volume è sempre una maiuscola, quando indichiamo altre grandezze. Quindi per il prossimo anno scolastico. Io l'ho presentata la cosa. Ah, po', quindi Yeah, ringrazio. niente. Da che cosa è data la corrente elettrica? Come viene definita? È data, ragazzi, dalla variazione della quantità di carica, quindi delta Q, fratto il tempo in cui questa avviene. Va bene? Beh, le cariche, vi ricordate che tipo di grandezza avevano come unità di misura? I coulomb. Il tempo sono secondi, coulomb al secondo, che prende il nome per dare merito a uno dei fisici che ha tanto studiato queste cose, gli ampere si scrive. Va bene? Quindi la corrente elettrica ha come unità di misura l'ampere, che è un coulomb al secondo. Bene, vediamo che cos'è un circuito elettrico. Bellissima sta cosa, finiamo proprio, non ho detto nulla. La corrente è un flusso di elettroni continuo, quindi non localizzato, che c'è, abbiamo visto a livello microscopico cosa avviene. Come definizione formale è la quantità di cariche che fluiscono nell'unità di tempo. Se ci riflettete anche qui possiamo fare l'analogia, un po' come immaginando un liquido che fluisce attraverso un tubo. Come se dicessimo la quantità di liquido, no? I litri al secondo, quindi la quantità, solo che qui parliamo di cariche, lì parleremmo di quantità di acqua, quindi litri. Quindi vedete le cariche, la quantità di carica che fluisce in ogni secondo. Le cariche sono, abbiamo detto, misurate in coulomb fratto secondo. Questa unità di misura prende il nome di ampere, quindi le correnti poi. Quindi la definizione è questa, diciamo. È la quantità di carica che fluisce nella quantità di tempo. In un certo tempo, insomma. Circuito elettrico. Beh, un circuito, perché vedete, noi già abbiamo iniziato a vedere un tipo di componente, i condensatori. Vedremo sicuramente la prossima volta che cos'è invece la resistenza elettrica. Poi ce ne stanno altri, tipo le induttanze, insomma. Però diciamo questi i primi che ci interessano. Questi componenti vengono messi in un circuito. Che cos'è un circuito? Beh, quando parliamo di circuito elettrico, parliamo di un sistema, almeno come è ovvio si fa sempre, no? Qual è il circuito elettrico più semplice? Vabbè, non è detto che sia una lampadina. No, infatti abbiamo un generatore. Questa linea, ma l'ho fatta quasi come un rettangolo, sono dei fili, sono dei conduttori, quindi però specifichiamolo almeno questa prima volta, quindi è un conduttore, che se no non si capisce come sono collegate tutte queste cose. Invece la U è l'utilizzatore. Questo è il circuito più semplice che possiamo avere. Ci deve stare un generatore, qualcosa in grado di fornire corrente elettrica. Già banalmente possiamo anticiparlo, immaginate una batteria. I conduttori, ci deve essere un filo, che ne so, un filo di rame, va bene? Che quindi collega tutte le varie parti. L'utilizzatore potrebbe essere una qualunque cosa. Può essere il nostro cellulare, può essere una lampadina, come diceva Curzio, un qualunque dispositivo che per funzionare ha bisogno che ci sia passaggio elettrico.
Ragazzi, tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa, elettrodomestici, sono degli utilizzatori. Ognuno, il frigorifero, il forno, il frullatore, quello che vi pare, ognuno di questi ha una funzione ovviamente, ma per funzionare è... Quindi quando noi andiamo a mettere la spina lì nel muro, in realtà stiamo facendo il, diciamo, componendo un banale circuito dove il generatore c'è stato, c'è dato dalla corrente che arriva dalla linea, no? Quindi già abbiamo da casa con tutto l'impianto e via discorrendo. I conduttori sono i cavi che in quel caso stanno già nella spina che noi stiamo, senza vedere, ripeto, il circuito a monte, vediamo proprio nell'ultimo tratto, quindi i fili che stanno in quella spina. L'utilizzatore è quell'elettrodomestico, quel qui dentro potremmo dire i nostri proiettori o le nostre luci. Va bene? Qualunque cosa. Il circuito deve essere per forza chiuso perché il passaggio, dico, infatti non è un caso che i circuiti, proprio per un fatto anche di sicurezza, hanno quel tipo di, che ho appena disegnato, che sono gli interruttori. Immaginate che noi in casa abbiamo un impianto di illuminazione dove le luci stanno sempre accese, sarebbe uno spreco, no? Perché di giorno non servono, o quando vogliamo andare a dormire non servono comunque. O che ne so, il frullatore, cioè quando io lo attacco deve stare per forza sempre acceso. Ognuno di questi sistemi ha un sistema di spegnimento, va bene? Che è quindi un interruttore. Sì, vabbè, può essere, figurati, i nostri cellulari hanno un sistema di interruttore digitale, no? Quando... Però... No, aspetta un attimo. Dicevo, però effettivamente il circuito deve essere chiuso. Cioè, immaginate che io ho tutti i miei componenti, li metto bello su un tavolo, ho la mia batteria, ho i fili, però non stanno attaccati. O stanno attaccati in parte, ma... non si chiudono, avete visto il più e meno della batteria, no? Il più e meno, e un filo di qua sta messo e di qua non sta messo, cioè il circuito è pronto per quello che ci pare ma non è funzionante. Quindi quando parliamo di circuito parliamo sempre di un sistema chiuso effettivamente, va bene? Dici, Vita Vecchia, che dicevi, scusa? No, perché il generatore sarebbe la sua. Il generatore è... Nel caso del, noi abbiamo delle prese, no? Pure qua dentro le abbiamo. Quella presa per noi è il generatore, che a sua volta arriva la corrente che ci viene dall'Enel, no? Quindi dal nostro contatore, che chiaramente serve appunto per contare la quantità di corrente che stiamo utilizzando. Ma il generatore può essere, ragazzi, una batteria. Vedete quel pannellino solare che sta là sulla finestra, che vedete lampeggiare da 2 anni, quello lì è in questo momento un generatore, sta trasformando, quindi con il tramite il fotoelettrico, la luce in corrente elettrica. Stanno 2 banali LED che sono quindi gli utilizzatori, il circuito appunto si chiude se stanno tutti attaccati i fili. E danno, quindi il generatore può essere uno qualunque. Pensate, ragazzi, mo ci vuole proprio al termine comune, un generatore di quelli che usano. Sta lì, vedete qualche filo intorno. Prende la luce e lo trasforma in. Sta là. Oh, i pannelli fotovoltaici stanno oramai. Generano, oppure immaginate l'eolico, no? Ce l'abbiamo sempre lì sopra sul tetto del nostro plesso, lì che sfrutta il movimento del vento, c'è un motore dentro che trasforma quindi il movimento in elettricità. Va bene, quindi questo a livello, diciamo, il più semplice possibile. Però nei circuiti, fatemi fare più o meno, spesso i generatori vengono indicati così. Vabbè, qua c'è sempre appunto un utilizzatore e qui viene messo meno e più. Il verso della corrente, ragazzi, cioè quando io metto una batteria, come va la corrente, proprio il flusso di elettroni?
scusate, vediamo qual è il flusso di elettroni nel verso della corrente. Questo in rosso è il flusso di elettroni. Cioè, che significa? Che gli elettroni nel circuito proprio si muovono dal polo negativo, se vogliamo, tutti intorno a girare fino a quello positivo e continuano questo giro. Va bene? Invece, perché specifichiamo sta cosa? Perché il verso convenzionale della corrente invece è quest'altro. Verso convenzionale della corrente. Praticamente, perché vedete quell'aggettivo convenzionale? Perché si è deciso, per ci sta una serie di motivi storici, se vogliamo, di indicare il verso della corrente non come effettivamente diciamo fluiscono gli elettroni, ma l'esatto contrario, va bene? Quindi non coincidono, cioè quando noi indichiamo che la corrente va dal polo positivo lungo il circuito, no, al polo negativo, in realtà gli elettroni stanno facendo il giro contrario. Ok? Chiaramente, come ogni convenzione, è chiaro che la scelta dell'una e l'altra fa sì che anche nei calcoli, nelle cose, cambino solo dei segni. Come a dire, avremmo avuto una corrente indicata con 10 ampere o meno 10 ampere. Quindi non è che nella sostanza cambiano le cose. Però tant'è, cioè il fatto che tra quello che è la convenzione e quello che è invece il flusso vero di elettroni sono all'opposto. L'ultima cosa su questo argomento è lo strumento di misura. Come abbiamo sempre detto, una grandezza, e noi ne abbiamo introdotta una nuova, no? Quella della corrente elettrica, abbiamo indicata lì. Se non ci fosse uno strumento di misura non servirebbe a nulla. Qual è lo strumento di misura? L'amperometro. Beh, anche qui oramai c'è una serie diciamo illimitata di strumentazioni, perché i primi strumenti erano quelli lì, no? Con tutta la scala e con quindi quelli analogici, oramai è facilissimo reperire degli strumenti. Voi, se per esempio digitali, se andate al quadro elettrico che sta giù, fateci caso, ci sono oramai proprio degli sportellini digitali, per esempio uno ce l'ha V, uno ce l'ha A, nella V indica proprio quella differenza di potenziale, per esempio potremmo trovare scritto 225 volt. Invece in quest'altro c'è la corrente che sta fluendo, quindi che ne so, 7,5 ampere, va bene? Quindi chiaramente quelli analogici, essendo insomma strumenti ancora con l'indicatore, vabbè, il cercafase non è cioè è uno strumento però non di misura. Il cercafase è una cosa, tu proprio nelle prese, no? Abbiamo fase e neutro, che è il filo di ritorno, per capirci. Il cercafase sta fatto in maniera che se trova la fase si accende una lampadina, però non ti dice quant'è, cioè lui o trova... Vabbè, comunque è un rilevatore. No, l'elettroscopio, aspettate, come l'abbiamo costruito noi è qualitativo, ma gli elettroscopi poi sono stati fatti anche con tanto di indicatore scala graduata, eh? Quindi erano strumenti di misura. Invece il cercafase è un rilevatore, cioè tu vai a toccare, infatti lo usano gli elettricisti per vedere se su quel filo c'è corrente, capito? Non ti dice se so 200 volt o 300, però quando tocca e vede che si accende la lampadina sa che lì c'è tensione, c'è corrente elettrica, va bene? Invece qua parliamo di strumenti, invece lo strumento che cosa fa? Quantifica anche, no? Quindi stanno pure degli strumenti che tu semmai vai a toccare il filo e ti dice la tensione che c'ha quel filo là.